Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta Wet n Dry lunga tenuta di Glossip, che è questo qui, ma adesso lo tiriamo fuori, ovviamente. Intanto vi dico che il colore che ho scelto io è lo 03. Allora, il fondotinta è ovviamente compatto in polvere, si presenta così. Importante come pack, ma perché? Lo apriamo e troviamo lo specchietto con il prodotto che adesso vi mostrerò. Poi lo alziamo e sotto c'è la spugnetta. E oltre alla spugnetta, altra cosa molto intelligente che ho notato, guardate il fondo, è bucherellato. Ok, apro i buchetti perché quando andiamo a riporre la spugnetta umida evita di formarsi delle muffe. La trovo una cosa molto intelligente e trovo che sia un set super completo. Allora, prima di tutto, prezzo 9,5 grammi, viene a 14,95, ma guardate sempre il sito di Bottega Verde perché con gli outlet ci sono prezzi fantastici, anche 4,99 l'ho visto. E vediamo cosa dice prima di tutto. Vediamo se lo troviamo. Stendere con l'apposito applicatore, asciutto per un effetto naturale e un ritocco in ogni momento della giornata, inumidito per un risultato più coprente e basta. Proviamo se è davvero un fondotinta wet and dry. Allora, prima di tutto, ovviamente ve lo mostro, che è questo qui. Ok, allora dunque. Dice di applicarlo con la spugnetta asciutta o bagnata. Io ho notato che è un prodotto poco polveroso, quindi lo applico sì con la spugnetta, ma se sono a casa lo applico anche con un bel pennello largo. Posso applicarlo in due metodi, ecco, asciutto o bagnato. Dunque, io lo applico con il pennello quando voglio un effetto cipria, quindi un effetto leggero, d'asciutto ovviamente, che vada a fissare il trucco, quindi come una cipria leggermente colorata. E con la spugnetta asciutta nella zona dei contornocchi per fare il baking e poi rimino l'eccesso, mentre per i ritocchi durante la giornata, oppure se voglio un effetto più coprente, allora provate queste spugnette in lattice, in questo materiale, perché sono super compatte, di più di una blender. E prendete il prodotto anche ad asciutta, lo prendete, lo andate a picchiettare sul viso e davvero ha una copertura molto più alta. Dunque, usato tutti i giorni sulla mia pelle mista, non mi ha creato nessun tipo di problema perché applicato col pennello, quindi come se fosse una cipria fissante, tende a opacizzare il viso, lo uniforma e si lucida dopo qualche ora, ma basta andare a rimuovere l'eccesso di sebo, ritoccarlo anche fuori casa e siamo a posto. Quando inizia a lucidarsi, non crea macchie, stacchi di colore, non si sposta, quindi perfetto. Se no, con la spugnetta asciutta o bagnata, questa spugnetta qui, bagnata solo nelle imperfezioni andavo, se no anche asciutta davvero molto coprente, facevo correttore. Questo con la spugnetta mascara e uno è a posto perché comunque uniforma il colorito, rende opaco, sembra che hai un fondotinta leggero sul viso, quasi una BB cream. Perfetto, quindi mi sono trovata bene. Ma basta, bando alle ciance, vediamo il test, così vediamo davvero come si è comportato. Allora, sì, lo so, sono struccata, ma tanto andiamo a guardare. Questo si chiama fondotinta compatto Wet n Dry di Glossip. Si presenta così e ho scordato di farvelo vedere prima di poco. Ok, allora spugnetta e lo vado un attimo. Bello.
Adesso finisco il make-up e torno. Ed eccoci qui. Allora, questo è il trucco finito. Dunque, non ci interessa tanto il make-up, ma guardare il cipria fondotinta. Aspettate che vi metto più dritta. Ok. Dunque, andiamo a guardare che non vada nelle pieghette più di tanto la coprenza e che soprattutto vada a lucidare poco il viso. Sono le 11:53 e iniziamo ufficialmente questo test. Allora, eccoci qui, 17:38, come può dirmi anche la sveglia. Dunque, vediamo un po' la situazione. Guardiamo solamente il fondotinta in polvere perché il resto del trucco non ha durato tanto, ma perché sono stata comunque fuori, ho fatto delle cose in casa e mi sono anche scordata che devo stendere. Ok, dunque. Proviamo con la cartina, vediamo. Non mi sembra malvagio, però un pochino, ma neanche troppo. Allora, cosa importante, non è andato nelle pieghette. Il naso ovviamente sarà la zona peggiore, ma ricordiamoci che me lo soffio anche molto spesso. Comunque, sono passate a questo punto 5 ore e mezza. Lo vediamo tra un paio d'ore, però sì, a questo punto sarebbe il caso di. Ecco, non ha creato macchie di colore, quindi è andato via senza però creare stacchi di colore, macchie, andarsi a grumare. Questo è positivo sicuramente. Vediamo tra un paio d'ore come si è comportato. Ed eccoci qui. Allora, 19:53, quindi direi che possiamo anche chiudere questo aggiornamento. Dunque, quello che guardiamo, aspettate che mi avvicino. Un po' inizia a segnare il contorno occhi, un pochino inizia a segnarlo, sì, e ovviamente è sparito nelle zone del naso e qui. Però devo dire che non è lucidato più di tanto, sicuramente, e poi non ha creato macchie. Zona che mi interessava è questa, aspettate che mi avvicino, perché qui normalmente crea delle macchie quando si sposta, ma proviamo anche con la cartina. Qui si vede che ha proprio perso di coprenza, però per il resto sì, ma non troppo. Quindi, per essere periodo caldo, per essere che non è fissato perché comunque è in polvere, ci piace. Sì, ok, col tempo si è proprio spostato, è proprio andato via in alcune zone, ha perso di coprenza, però niente male. Sicuramente con un ritocco invece di 8 ore. Fare un ritocco durante la giornata e si è comportato bene. Direi Allora, proprio di avete sì. visto anche voi che le immagini spesso parlano di più di come ve lo racconto io. Io mi sono trovata bene, devo dirvi la verità. Per me è un prodotto completo, asciutto o bagnato, anche da portarsi dietro. Ha un suo peso, sì, ma mi è piaciuto perché è valido ed è completo. L'ho già detto completo, sì. Va bene come fissante, va bene per uniformare, va bene come fondotinta leggero, va bene per la stagione calda, sulla mia pelle mista oltretutto nella stagione calda quando non voglio fondotinta sul viso e fondotinta, correttore, cipria, metto il correttore e questo e sono già posta, effetto impalpabile sulla pelle, non fa quell'effetto farinoso sul viso e basta, cos'altro dirvi? A me è piaciuto. Mi è piaciuto sinceramente per la pelle mista o grassa, oppure per la stagione calda, io questo ve lo consiglio e potrei continuare a fare così per ore, ma evito. Si presenta con un pack minimale, ma perfetto e ho adorato questa cosa della confezione con i buchetti per far entrare aria alla spugnetta così se è umida o comunque prende aria e non crea muffe, ottimo, davvero ottimo. Contro di questi buchetti, se la mettete in borsa, non è proprio il massimo dell'igiene perché comunque entra anche lo sporco, però basta tenere la scatola. Tanto la scatola è leggerissima, è solo questo che è pesante, quindi voi lo mettete nella scatola, quando lo mettete in borsa è protetta.
prende aria lo stesso, quindi non c'è problema. E basta, io voglio sapere voi nei commenti se l'avete provata, come siete trovate o se vi incuriosisce. Mi raccomando di tenere d'occhio le promozioni perché soprattutto sul sito online di Bottega Veneta ci sono delle promozioni con l'outlet dove trovate Glossip a prezzi davvero davvero scontati ed è un marchio un po' dimenticato ma valido, validissimo. Quindi quando lo trovate prendetelo. Oltretutto non ve l'ho detto ma è Made in Italy ma Bottega Verde, quindi per forza. Guardiamo l'inci e visto, ok, si sì, contiene dimeticone. Nell'inci il silicone c'è, ma ci sta. Ve lo dico solo per completezza di informazione. Basta, vi ricordo che se volete partecipare all'estrazione di un premietto mensile messo in palio da me per ringraziarmi del vostro supporto, ringraziarvi del vostro supporto, dovete lasciarmi un commento, essere iscritti al mio canale ed essere attive, attive sul mio canale perché se siete attive è sicuro che verrete estratte. Se non è questo mese, è il prossimo, è quello ancora, ma se siete attive verrete estratte di sicuro. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!